saluto popolo di Spazio Games e benvenuti in un nuovo appuntamento con la rubrica che ogni mese vi tiene aggiornati sulle principali uscite videoludiche. L'inizio del 2020 sarà un periodo incredibile, fra i più affollati della storia, e il vero problema sarà trovare il tempo per giocare tutti i possibili capolavori che verranno lanciati con una Gatling sul mercato. Questo però da febbraio, perché gennaio resta un mese molto calmo, con poche uscite, è vero, ma molto attese. Andiamole a vedere. Si inizia il 9 gennaio, giorno dell'attesissima versione PC di Monster Hunter World Iceborne. L'espansione del capolavoro Capcom, oltre a inserire una nuova zona e nuovi mostri, segna l'arrivo del G-Rank, ossia del livello di difficoltà più alto e appagante, che è il vero pane degli appassionati di Monster Hunter. Nuove armi, nuove armature, nuovi pattern d'attacco per i mostri già esistenti e la grande novità del rampino, con tutte le mosse adesso dedicate. Giocatori PC, è tempo di tornare ad Astera. Il 16 gennaio è il giorno di un altro porting molto molto importante. A distanza di 9 anni dalla prima versione su PC, To The Moon arriverà finalmente su Nintendo Switch. Per chi non lo conoscesse, un consiglio spassionato: giocatelo. L'opera di Kangao è una delle più belle esperienze narrative di questo decennio, una storia narrata attraverso RPG Maker che ha segnato profondamente tutti quelli che l'hanno giocato. Potrebbero essere le vostre 4 ore meglio spese in un videogioco. Il giorno successivo arriverà su PC e PS4 Dragon Ball Z Kakarot, nuovo titolo di Namco e Cyber Connect che ripercorrerà le vicende dei guerrieri Z in una nuova veste da action GDR. Il titolo infatti sviluppato con la Real Engine 4 presenterà mappe liberamente esplorabili e una progressione ruolistica rimanendo comunque molto story driven. Le vicende dell'anime verranno seguite in modo molto certosino e torneranno i combattimenti in stile Budokai Tenkaichi. Graficamente notevole, sembra mostrare qualche debolezza nelle sezioni open world che potrebbero risultare un semplice collante fra i vari combattimenti della trama principale. Ad un anno dal lancio di Kingdom Hearts 3, il 23 gennaio verrà rilasciato il primo DLC, chiamato Remind. Del contenuto dell'espansione si sa veramente pochissimo, anche se dal trailer rilasciato sembra che riprenderà molte sottotrame lasciate aperte e introdurrà nuovi personaggi direttamente dalla serie Final Fantasy. Ci fermiamo qua per non fare pericolosi spoiler a chi dovesse ancora giocare l'ultimo pargolo di Nomura. Ciò che conta è che questo DLC sembra essere esattamente ciò che i fan di Kingdom Hearts aspettavano da un anno. Chiudiamo il mese con il 28 gennaio e la versione console di Pillars of Eternity 2 Deathfire. A 2 anni di distanza dalla versione PC, il CRPG di Obsidian arriva anche su PS4 e Xbox One in versione Ultimate, con tutte le espansioni e tutti gli aggiornamenti finora pubblicati. Premiato dalla nostra redazione con un 8,5, Pillars of Eternity 2 è una delle migliori esperienze GDR vecchia scuola ad oggi disponibili. Il suo più grande pregio è anche il suo più grande difetto, cioè riportare in auge una giocabilità di inizio anni 2000, senza fare sconti a nessuno. Per gli appassionati del genere, assolutamente un gioco da non perdere. Con Pillars si chiudono le uscite di gennaio, appuntamento quindi al prossimo mese, e fidatevi, ne vedremo veramente delle belle.